In questo splendido scenario che c'è alle nostre spalle, il sole sta tramontando e sta dipingendo il cielo di colori bellissimi. Sono con Gianni Vincenzi, il titolare del giardino. Assieme alla famiglia. Assieme alla famiglia, specifichiamolo, certo, perché certo. Se non c'è una famiglia che ti supporta, grande empatia. Allora Gianni, sei in uno scenario splendido, però questo non ti condiziona nel pensare anche agli altri. Questo è sempre stato un tuo pensiero. Certo, io ormai è 30 anni che faccio queste manifestazioni. Adesso siamo con l'Adamo, però prima eravamo con la Lega del Filo d'Oro, tutti gli anni facevamo una manifestazione o anche due per chi purtroppo aveva più bisogno di noi. Siamo orgogliosi di farla, siamo contenti, la gente vedo che ritorna volentieri e sempre soddisfatta. Ecco, dicevi tanti anni, la solidarietà, tu stai in un posto bellissimo, però un pensiero rivolto a quelli che sono meno fortunati l'hai sempre avuto. Quindi che cos'è per te la solidarietà? Cosa significa fare beneficenza? La solidarietà significa che guardando in giro c'è molta gente che sta più male di noi. E allora io ho visto molte cose di questa gente che veramente che fa imbrividire. Allora io ho visto, dico, ma noi siamo dei signori. E allora vedendo questi sono orgoglioso di farle e di aiutare gli altri. Ecco, la vita di tutti i giorni alle volte ci pensa a correre, ad affannarci, a pensare alle cose che dobbiamo fare, alle volte è facile scordarci di qualcuno che sta peggio, però davanti a un piatto di tagliatelle, sedetevi, ragionate, che qui le tagliatelle sono buone, e pensate anche agli altri. Questo può essere un'idea. Ma l'idea mia è, prima di tutto, è la soddisfazione di farla, sia io compreso da tutta la famiglia, perché siamo tutti orgogliosi di farla. Seconda cosa, il lavoro che si fa con simpatia, con la voglia di fare, con la musica dal mattino alla sera, cioè il lavoro ci rende facile, non è pesante. E poi riesco a fare anche qualche scultura, che addirittura ho fatto la Dea della Fortuna che è andata in Inghilterra. Sono orgoglioso. Sono rimasto talmente orgoglioso di loro che mi hanno portato nel palmo della mano. Senti, hai citato la famiglia, tu insomma vivi in questo posto, stai in questo posto, ma la famiglia è molto importante, perché senza di loro non si riuscirebbe a fare tutto quello che fate qui. Certo, io ho quattro figlie e io sono orgoglioso di tutte e quattro che lavorano qui e loro sono orgogliosi di me. Senti, questa sera qui nel tuo ristorante ci sono più di 100 persone, lo scopo è raccogliere fondi per l'Adamo, un'associazione che sappiamo molto radicata nel territorio di Fano, però diciamo sicuramente insomma, l'impulso di fare della beneficenza è da stimolo, però diciamo la verità, sono venuti in tanti qui perché da te si mangia bene, cioè, tu hai la cultura del buon cibo. Ma certo, io se faccio una cosa cerco di farla del miglior modo possibile, a scontentare la gente, a invitarla, poi a scontentarla non va bene, no. O bene o niente. O bene o niente, o se le cose fanno bene o niente. Senti, adesso noi ci godiamo insomma la serata, grazie innanzitutto a nome di tutti, dell'Adamo e di quanto tu sei presente con loro. Questa sera che cosa offrirai agli ospiti di questa serata? Allora, questa sera facciamo le tagliatelle con ragù e piselli, i gnocchi all'anatra e la grigliata di maiale mista di salsicce, costarelle, spiedini. Speriamo che va bene anche questa sera. Diciamo che si va sul sicuro, perché qui le tagliatelle sono un must, sono una cosa famosa. È quello che è la soddisfazione nostra, è quello che sopportiamo anche noi purtroppo. Cerchiamo di fare il nostro meglio, noi o la gente o che è invitata o che non è invitata, noi ci mettiamo tutto il massimo che ci vuole. Devono andare via contenti. Certo, certo, perché la pubblicità la fa il piatto purtroppo. Ecco, il piatto delle tagliatelle di qui sicuramente la pubblicità ce l'ha, ma un piccolo segreto per queste tagliatelle così buone che tu fai, qual è? Si può dire? Ma io non è che le faccio io, voglio sentire mia moglie e le figlie, perché è loro che fanno la pasta. Sì. Però un motivo ci sarà, forse tanto amore e tanto... No, è il mattarello dalla mattina alla sera, quello sicuro, quello... il mattarello. È nato
avvocato Claudio Minardi, oltre a essere vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, è sostenitore da tempo immemore, diciamo così, della DAMO, questa onlus così importante per il territorio e che sicuramente è per antonomasia l'associazione di volontariato. Beh sì, io sono socio di Adamo da quando Adamo è nata, quindi credo che sia giusto così per una persona che rappresenta le istituzioni essere vicino alle associazioni di volontariato, credo che sia un dovere perché senza i volontari il nostro territorio, la nostra comunità, la nostra società sarebbe veramente più povera e ai volontari bisogna dare merito del lavoro che fanno in tutti i campi, dal sociale al turismo, alla cultura, in tutti i settori, i volontari, devo dire, sono la spina dorsale della nostra società e a loro bisogna dire un profondo grazie perché sono coloro che tolgono per dedicarlo agli altri tempo alla famiglia, al divertimento, alle vacanze, alle ferie, lo dedicano agli altri. Questo credo che sia un grande merito e chi lo fa deve essere onorato di farlo. Ad Adamo bisogna dire un grazie profondo per il lavoro che stanno facendo di assistenza ai malati oncologici terminali, purtroppo sono sempre di più e quindi c'è sempre più bisogno di questi volontari, quindi do merito a tutta l'associazione, alla Presidente Donatella Menchetti, ma anche tutto il Consiglio, a tutti i volontari, a tutto lo staff che stanno facendo veramente un lavoro egregio su Fano e su tutto il territorio. È chiaro che senza di loro saremmo veramente, come dicevo, molto più poveri e grazie a loro invece tante famiglie hanno un sollievo, hanno un sostegno e hanno una possibilità in più. Quindi questo credo che sia un modo da parte delle istituzioni di essere vicini come lo siamo stati vicini, ma era un segno di solidarietà proprio per far sì che Adamo si potesse continuare a sostenere quando abbiamo sostenuto la partita della Nazionale Cantanti come Consiglio regionale, dando sia il patrocinio che anche un sostegno economico, perché questo sostegno deve andare a favore di coloro che hanno bisogno e alle persone che hanno bisogno dobbiamo grande attenzione. Solidarietà e per la solidarietà all'associazione Adamo che fa, ripeto, un lavoro egregio perché i volontari sono la spina dorsale della nostra società, del nostro territorio, della nostra città. Dottore, serate come questa aiutano per chi non ha un contatto diretto con voi, perché comunque non ha problematiche inerenti alla vostra opera, a capire l'azione che fate, a capire quanto del vostro ci mettete ogni giorno nella vostra attività. Sì, diciamo che benché ovviamente sia un evento conviviale, cerchiamo comunque nei limiti del possibile di spiegare quello che facciamo e di farci anche conoscere proprio per quello che siamo, per i nostri caratteri. E devo dire che la verità è che nel corso degli anni questo, diciamo, è servito per inserire di più l'Adamo all'interno del tessuto sociale, non solo di Fano ma anche delle vallate del Cesano, del Metauro. E infatti anche il successo di questa iniziativa ormai inizia anche a far capire come non si valuta, non si apprezza solamente la professionalità, ma anche proprio si è riuscito a capire che chi fa questo lavoro normalmente non lo fa per denaro o per fare carriera, ma lo fa essenzialmente per soddisfare una sua necessità interiore, che è quella di aiutare certe persone in un momento molto particolare della propria vita, non solo i malati, ma anche i parenti che li circondano. Ecco sì, perché voi avete un'azione diretta non solo sul malato, ma è tutto l'iter familiare, amicale, cioè tutti quelli che gravitano attorno al paziente che è in una fase, come abbiamo detto, particolare del suo decorso della malattia, ma che vivono con lui e forse anche empaticamente peggio di lui certi momenti. Sì, devo dire anzi che una quantità sempre maggiore in percentuale delle nostre risorse viene impiegata proprio nell'aiutare i familiari a capire che cosa è meglio fare per essere vicini al loro caro. Spesso e volentieri, oggigiorno, dove non esistono più le famiglie in cui più generazioni vivevano nella stessa casa, non si sono viste magari spesso certe realtà e quindi si vorrebbe essere vicino al proprio caro ma non si sa come, ecco, e quindi questo è altrettanto importante che insegnare delle cose pratiche, diciamo come somministrare le medicine o altro.
Ecco, sostenere in generale un'associazione che fa del volontariato e dell'assistenzialismo va bene, però la Damo ha un plus aggiuntivo perché si occupa di persone che vivono una condizione particolare, quindi insomma questo può essere un motivo in più per sostenervi? Diciamo che in un momento particolare anche per la sanità regionale e nazionale in generale la nostra associazione copre un vuoto, una carenza che si spera venga coperta il prima possibile dell'assistenza sanitaria. Quindi francamente in un momento in cui anche per noi, per dire, i finanziamenti che riceviamo tramite le convenzioni coprono meno del 20% di quelle che sono le nostre spese, ovviamente sarebbe bene dare un aiuto in più, anche perché siamo una onlus, cioè quello che noi riceviamo lo spendiamo tutto completamente per l'assistenza e per nient'altro. Bianco numero 29. Il rapporto col paziente diventa un rapporto alle volte quasi simbiotico, perché spesso e volentieri vi vede come unico riferimento. Mm-hmm. Sì, è vero. Dato che il nostro principale obiettivo è quello del migliorare la qualità di vita del paziente, è importante anche una buona interazione col familiare e con tutto quello che circonda la famiglia e la vita del paziente in casa. E quindi sì, il rapporto diventa simbiotico, come diceva, perché ovviamente ci si lascia anche un po' prendere fino a un certo punto, perché se no non ci si riuscirebbe, però si diventa un tutt'uno, un unico corpo, mi piace pensarlo, un'unica equipe col paziente, ovviamente con la nostra equipe, paziente e familiari. Quali sono i momenti, insomma, in cui la vostra azione diventa sicuramente, essendo sempre comunque importante nel tutto il decorso del paziente, però quando diventa veramente cruciale essere vicino a un familiare o a un paziente? Io trovo che sia cruciale soprattutto all'inizio e verso la fine. I momenti più critici di passaggio, di stile di vita più che altro, perché all'inizio, quando il paziente magari sa di aver appena finito il ciclo di chemioterapia e gli si dice in reparto che non c'è più nulla da fare, passa a casa, e allora è difficile, è un'altra impostazione, e allora lì ci siamo. Abbiamo anche un supporto psicologico di una nostra dottoressa psicologa che ci aiuta tantissimo in questo, e la fase finale dove vedi la persona spegnersi, il corpo spegnersi, perché purtroppo mentalmente sono tutti lucidi alla fine soprattutto, e quindi questi sono secondo me i due momenti più clou. Ecco, voi avete un compito importante, lo diceva prima il suo collega, il medico, colmate un vuoto che alle volte si crea da parte, insomma, della sanità, perché insomma, non sempre è facile essere vicino al paziente come si vorrebbe, la sanità non arriva in questo modo, quindi sostenervi ha un duplice scopo, innanzitutto potervi permettere continuare di avere la vostra attività, ma anche di sopportare le persone che restano, quindi insomma è un duplice vuoto. Sì, è vero, è in questo passo doble e ci ritroviamo veramente stretti, da un lato la sanità che magari cerca di fare qualcosa, ma soprattutto nel contesto attuale è molto difficile, è veramente difficile. E noi abbiamo i mezzi che abbiamo grazie alle varie donazioni, al supporto del 5 per 1000, ma è sempre un margine, perché tanto le garze, quelli che sono le siringhe, le cose più banali possono anche venire a mancare ogni tanto, e quindi diventa difficile, qualche medicina. E dall'altro lato il vuoto che si crea, che questo comporta all'interno della famiglia a livello psicologico, è molto difficile da superare.